Mister, che partita è stata? È stata una bella partita, giocata con giudizio, con qualità. Il primo tempo poteva finire 2-3-0 per noi e quindi la squadra ha fatto veramente una grande partita in un campo difficile, perché non è facile venire a fare punti qua, quindi lo sapevamo. Poi abbiamo preso questo gol qui e dopo 5 minuti che gli avevo detto, però non ci siamo scomposti, abbiamo ritornato a giocare, abbiamo avuto le nostre situazioni di gioco, siamo stati bravi, abbiamo cambiato 2-3 sistemi di gioco e quindi li abbiamo messi in difficoltà. E oggi secondo me è il frutto del lavoro di tutta la settimana, di quel mese che stiamo insieme. C'è un gruppo fantastico, non dimenticherò mai di ringraziarli, e ripeto, non lo cambio con nessuno perché so cosa mi danno. Stamattina gli ho fatto fare un ripasso alla lavagna, non si aspettavano di giocare così e sono stati bravi. Filippo Rosacci, al tuo Adige. Mister, buonasera. Complimenti innanzitutto. Grazie. Gran primo tempo, quindi l'atteggiamento era quello giusto, soprattutto il nuovo modulo, o meglio, il nuovo che hai trovato in campo, penso di averlo letto bene, un 4-1-3-2. Sì, io lo chiamo modulo zoppo. Modulo zoppo. Cioè a sinistra noi avevamo deciso di contenere e a destra di sfondare. Noi il primo tempo a destra abbiamo sfondato 12-13 volte. E gli inserimenti delle mezzali frontali. Schiavone ha avuto due situazioni per fare gol, Tait un'altra, poi Odogu anche, Mazzocchi l'inserimento. Quindi avevamo deciso, stanotte avevo deciso di provare questa situazione, stamattina ci siamo trovati, gliel'ho detta, e sono talmente bravi che lo fanno. Poi però non bisogna dimenticare che dopo il gol del pareggio praticamente eravamo un po' sulle gambe, c'era stanchezza fisica. No, c'era non dimentichiamoci che come vi ho detto durante la settimana ci sono dei giocatori che sono ancora al 50-60%. Schiavone ha fatto un grandissimo primo tempo, poi di punto in bianco mi è crollato dopo 5 minuti. È entrato Belardinelli che pensavo che avesse 20 minuti e invece faceva fatica all'inizio a carburare, e quindi ho dovuto cercare di mettere a posto il suo. Casiraghi quando entra è determinante, e quindi perché devo sciuparlo all'inizio? Gliel'ho detto prima della partita, ti riservo per il secondo tempo e sarai determinante. È stato così. Poi dopo, quando c'è stata quella burana di 20 minuti, ci siamo riassestati, ho rifatto un modulo che non l'avevo mai fatto, un 3-5-2. E secondo me la squadra anche lì ha reagito bene, abbiamo portato a casa la vittoria, meritata, ma molto meritata, dico oggi, che abbiamo giocato veramente bene secondo me oggi. L'ultima domanda e poi cedo la parola ai colleghi, un altro risultato positivo, considerando la striscia, è un momento esaltante per il Sutilo, ma soprattutto per te, come lo stai vivendo e come lo interpreti? Io lo vivo come il primo giorno che sono arrivato, per me abbiamo un obiettivo finale. Voglio andare al campo martedì mattina, gli avevo promesso che se vincevo gli davo un giorno, quindi devo mantenere le promesse. Martedì mattina andremo al campo a fare il doppio allenamento. Io lo vivo con i miei tifosi, con la mia società, con grande entusiasmo, ma essendo molto lucido, rimanendo coi piedi per terra. A me non mi sposta né una vittoria né una sconfitta. Noi stiamo facendo una media di 2,5, cioè forse poche squadre stanno facendo quello che stiamo facendo noi, però a me non mi sposta niente. Domani andrò al campo per un attimo per vedere anche gli infortunati. Non dimentichiamoci noi che abbiamo 4-5 giocatori importanti, ma abbiamo detto che non ci lamentiamo e rendiamo orgogliosi quei 25 tifosi che sono venuti e sono stati bravi. Vogliamo rendere orgogliosi Bolzano e tutto l'Alto Adige, perché penso che questi ragazzi se lo meritano veramente, perché anche oggi hanno fatto secondo me una cosa importante. Alex Raffiner, Dolomiti. Hai detto che hai scelto stanotte questo modo di giocare. Sì, non ce l'aspettavano neanche loro. Perché l'hai scelto? Cosa ti ho scelto fatto? Perché ho visto, io quando guardo le partite da solo mi isolo da tutto, da tutti. Quando le guardiamo insieme è chiaro che ti arrivano tante influenze da tutti i collaboratori. Poi la sera da solo, alla notte quando non dormo, lo guardo da solo e cerco di individuare un punto debole. Secondo me il loro punto debole era proprio creargli la superiorità numerica a sinistra loro per cercargli di andargli dietro. Oggi ci ho azzeccato, poi in altre partite farò dei danni come la grandine, quindi sicuramente mi va bene, mi è andata bene, perché è un gruppo veramente fantastico, che l'abbiamo preparata alla lavagna e l'hanno fatto veramente bene. Mister, buonasera. Buonasera. Antonino Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo Web, Radio TV Perugia. Innanzitutto complimenti, perché grazie. È corretto e giusto dire che il Sutirol ha meritato la vittoria, questo ne diamo atto. Da quando lei ha preso in mano questa squadra l'ha totalmente cambiata.
castigati da 3 ex il Perugia, Mazzocchi, Carretta e Bisoli. Io mi dispiace, vi dico la verità, mi dispiace il rapporto che si è creato con me e l'ambiente Perugia. Forse le mie parole sono state interpretate male, per la prima volta lo vorrei dire. Io non ho mai detto contro qualcosa al Perugia, io avevo detto solo che pensavo di fare un percorso un po' più lungo invece che un anno. E non mi sembra di aver fatto dei danni incalcolabili quando sono venuto, ho fatto il 9° posto, ho lanciato 2 giovani che sono stati venduti in una situazione di difficoltà, e avevo detto, mi è scappato, forse non avendo studiato molte volte mi escono fuori delle parole, ma senza mai denigrare nessuno. Io ci rimango male quando vengo qui, vengo insultato, ma non perché io ci tengo al Perugia, perché ho detto che è una grande piazza, però sono state interpretate male forse le parole, mi dispiace. Poi accetto i fischi e gli insulti, ma non ho mai detto qualcosa contro il Grifo, assolutamente, perché io ho fatto un anno da giocatore e da allenatore che le ricorderò sempre. Mi dispiace questo. Mister, è una vittoria sicuramente importante, una vittoria del gruppo e una vittoria della squadra, di tutta la squadra. Noi tutte le vittorie sono di squadra, poi è chiaro che segna Mazzocchi, segna Carretta, fa l'assist Casirai, ma noi è il gruppo che fa. Io oggi... Curto ha fatto una grande partita quando è entrato. Lasciarlo fuori Curto per me mi dispiace, però devo fare delle scelte. Lasciare fuori Carretta l'avevo visto che era in palla, però poi faccio delle scelte. Però ho un gruppo che mi segue, e questa è la cosa più bella che un allenatore possa avere. Preparare una partita sulla lavagna e renderla così è la cosa più bella, perché noi durante la settimana cambiamo, e chi vede gli allenamenti, tanti sistemi di gioco, quindi sono tutti preparati. Poi alla domenica mi alzo e dico questo, e loro sono talmente bravi e ascoltano, che è veramente bello fare l'allenatore di questi ragazzi. Grazie. Mister, posso chiederle se può, come vede questa situazione da fuori del Perugia, che lei ci ha giocato, ha allenato, al di fuori delle interpretazioni che sicuramente siamo convinti di quello che ci ha detto, come la sta vedendo, come la interpreta? Questo è un campionato, secondo me, di grande difficoltà. Bisogna organizzare le squadre al massimo, perché ci sono dei valori individuali importantissimi, tutte le squadre, anche noi abbiamo dei valori importanti individuali, quindi se non sei organizzata la prima volta ti castigano, e quindi secondo me le squadre vanno organizzate. Molte volte secondo me si tralascia dei particolari che poi ti castigano, basta pochi episodi, cioè il Benevento vinceva 2-0, ho visto la partita, 2 episodi ti cambiano la partita, perdi 3-2, sono dei valori estremi, quindi io credo che il lavoro di squadra sia molto più importante che esaltare un singolo. E quindi io so cosa vuol dire allenare qua, so cosa vuol dire c'è la pressione. Mi sembra di rivivere, c'è stato un momento che noi quando io ero qua eravamo in 12 o 13, quindi tutti preoccupavano di salvarsi, e io ho detto state tranquilli che noi ci salveremo, però bisogna essere agli obiettivi tutti ben concentrati, attenzione, perché quest'anno ci sono dei valori importantissimi, e io lo so, ma ce li ho anch'io dei valori, che nessuno li ha scoperti, ma io li ho scoperti i miei valori, non i miei, attenzione, i valori dei miei giocatori. Io ho dei valori dei miei giocatori che sottovalutano parecchi del calcio italiano, invece ci sono dei valori importanti. E quindi cerco di organizzare la squadra. Se avete visto, per arrivare a noi il tiro è dura, molto dura, e quindi cerco di organizzare la squadra. E quindi Perugia, se ha dei valori importanti individuali, secondo me è una squadra molto forte, però bisogna curare forse più l'aspetto della squadra che molti valori individuali. Credo che il calcio sia questo.